Andiamo ai 4K 120 FPS Sony. Lo regoliamo, lo teniamo bene con la mano, ma stiamo andando ai 4K, ragazzi, vi assicuro che non c'è niente di meglio sul mercato. Andiamo giù, abbiamo dato. Sony Xperia 1 Mark 6, il triennio è servito, ragazzi. 3 anni di seguito Sony a Milano che ho portato, di più non si può, penso che in Italia. E lo so, qualcuno dice traballa, traballa, traballa sta minchia. Traballa, 120 fps. Qua il portiere è un, come dire, un portiere, e alle 7 si sale sopra al Duomo. Allora, qualcuno di voi ha notato che praticamente traballa molto meno dell'anno scorso, 120 fps stiamo andando adesso. Camminando con una certa velocità ce l'ho in mano, purtroppo ho dimenticato il selfie stick. Però risulta essere molto molto più stabile dello scorso anno. Perlomeno mi sembra a me. Poi sarà molto facile fare un paragone comunque con quello dello scorso anno. Però vedete le immagini, 120 lo fa solo l'action cam di DJI. Tra mezz'ora saliremo sopra e vedremo il tramonto. Milano al tramonto dal Duomo, cosa abbastanza inusuale che non potete fare sempre, ma si fa solo di giovedì nelle sere d'estate. Uno dei motivi per il quale sono venuto oggi qua. Oltre per rendere omaggio al re di Milano, che è il mitico Adriano, che ne è uno solo, e alla regina di Milano, che è la mitica, sappiamo tutti chi. Guardate che controluce. Cercherò di tenerlo. Cioè, stiamo registrando controluce, controsole.
ai 120 fps con lo smartphone camminando. Senza selfie stick a mano, cioè portandolo a mano. Ma penso che questa ripresa sia top. È una delle mie riprese più top, se vogliamo, di sempre. Perché la sto vedendo adesso insieme a voi, vedo qua com'è. E considerate che c'è un sole che riscalda, proprio riscalda. Riscalda la carne proprio. Riscalda in modo ottimale. C'è sempre questo odore di questo profumo modaiolo. Le persone che vedo davanti a me sono di più di quelle che vedo qua rappresentate, come se fa un taglio elettronico di persone, che io ne vedo molte di più. Guardate il vento, guardate il vento, adesso siamo contro vento, sentite? Così vi rendete conto anche del fruscio. Ragazzi, stiamo parlando di 120 fps 4K su uno smartphone. Sì, un leggero ballettio, è chiaro che se lo mette ai 60, 4K60 è un binario, come vi ho già detto nella prova che ho fatto, poi ve lo spiegherò bene. Farò altri video a 4K60. Poi 120, perché se avete un televisore 120. Vedete, è tutta la differenza del mondo. Poi se ci sarà qualche bella ragazza che vale la pena proprio puntare più degli altri, ne andiamo a dire qualcosa, se non è che ci vergogniamo, ovviamente poi vi farò sapere. Però ci sono meno persone di quello che sembra. Adesso ci fittiamo dentro a bolcio, guardate.